Adesso prima tutti qua giù, mano. Abbiamo pensato, guarda, un biccio a sto punto anche su sta rame secca può essere bello. Qui, sopra sta buccetta lì, lì secondo me gli è muovendo. Un biccio, o lì o là c'è. I capanni ingassati qui. È una noce, che è boh. Io gioco più avanti prima. Io c'è, mi metto dietro a te, di là. Comunque, le canne potresti mettere, non mettere davanti qualcosa, perché il telo proprio è, si mimetizza perfettamente. Sì, dico, avendoci il mais e il girasole tagliato davanti. Ti dico, i colori, terra, foglie, effetto bosco, proprio è spettacolo. Stiamo allestendo un gioco per dei colombacci che abbiamo visto ieri, che escono dal nostro di fronte, diciamo, da una riserva che si trova a circa 4-5 km più o meno in linea d'aria, che vengono in pastura su un campo di girasoli mietuto, e più abbiamo visto che mangiano anche della ghianda dietro le nostre spalle. Cerchiamo di fare il gioco posizionati piuttosto avanti per due motivi. Primo, per cercare di sparargli bene e raccogliere sul pulito, anche perché dietro le spalle nostre c'è una macchia fitta di rovi, come potete anche vedere qui, perciò sarebbe impossibile raccoglierli e di conseguenza buttare gli animali, sprecarli, cosa che a noi anche per un discorso etico non piace fare, e secondariamente perché essendo quattro cacciatori, se riusciamo a portare gli animali a gioco qua davanti, che allestiremo con giostre e piccioni a terra, possiamo avere la possibilità di sparare tutti, di conseguenza diciamo divertirci tutti i componenti della squadra. Stiamo lavorando per fare i capanni, come vedete, piuttosto piccoli, attaccati ai rovi per essere più mimetici possibili, e poi vi aggiorneremo durante il proseguo della giornata. Oggi andremo ad utilizzare un nuovo tipo di colombacci, nuovo relativamente perché noi è un po' di tempo che li utilizziamo e soprattutto con ottimi risultati, anche in particolar modo per due fattori. Primo, perché avendoci molta nebbia, come sicuramente potrete vedere, l'animale in pena è un pochino più delicato, potrebbe alterarsi, e secondariamente perché questo tipo di colombacci fa un movimento ondulatorio molto bello, e con questo discorso diciamo di foschia è molto più percepito dai colombacci, che speriamo arrivino al gioco. Poi dopo magari nel corso della giornata vedrete anche l'effetto che fa in movimento.
Ottobre è appena trascorso e ancora abbiamo ben impressi negli occhi quei momenti magici che solo la migrazione e il colombaccio ci può regalare. Siamo infatti a ridosso della fine della prima decade di novembre e ieri, in perlustrazione insieme a Jerry, abbiamo sorpreso un nutrito contingente di colombacci che, appena arrivati nei nostri territori, ha deciso di sfruttare le risorse alimentari che un campo di girasoli battuto e non ancora arato rappresenta per questo selvatico. Ieri il movimento di colombi, in arrivo da una riselva posta a qualche chilometro di distanza da noi, che arrivavano in branchi più o meno consistenti, era molto importante. E quest'oggi iniziamo la giornata pieni di entusiasmo, nonostante questa mattina le condizioni meteorologiche siano completamente contrapposte per una buona riuscita della cacciata. Ecco le ladre, ecco le ladre, stavo a dire anche tre. Quelle davanti, vedi? Buono, Lucia, buono. Oddio, ragazzi, è sordo, non capisci. Buono, l'ultima notte che stanno lì. Bene, adesso tiriamo, tiriamo, Dai. Da là che gli fai fiumi a tu. Fortunatamente la nebbia si è alzata e iniziamo a avere una bella visuale. E la pioggia è cessata, e i primi colombacci si sono iniziati a vedere. Abbiamo fatto i primi due abbattimenti, adesso ne abbiamo visti due ma lontani. Speriamo che sia l'inizio di una bella giornata. Secco là. Madonna, dagli tempo di venire. No, ma questo a me mi ha fatto grazie, no? Eccola. Vai, figo. Ti svirgolava, figo. Il primo colpo è andato a poco. Oh, una da sotto, una da sotto. Sotto. Racchettate, racchettate, racchettate! Vai, Rico! Dai, io! Eccola questa qua, bene?
più bene qua. Ecco le raga, qua da me. Purtroppo, in queste prime fasi della giornata, le condizioni meteorologiche si ribaltano continuamente e si alternano momenti più asciutti a momenti in cui a prevalere è una fastidiosa pioggerella che a tratti diventa anche insistente. Questo ovviamente non facilita le cose, infatti i selvatici si mostrano molto più nervosi di quanto non li abbiamo osservati il giorno precedente. Boccate più. Ma oh, sinceramente per... Nonostante la giornata grigia e cupa, abbiamo assistito adesso a una bella curata. Era una singola, è arrivata
è arrivata dalla nostra destra, ha boss subito il piccione racchetta e ha curato bene. Diciamo, è stata una di quelle azioni che fa piacere vedere. Siamo giunti ad appena metà mattinata. Il rapido incupirsi del tempo ci consiglia di raccogliere i colombacci abbattuti, rimasti a terra e non ancora recuperati. Di lì a poco capiamo che è giunta l'ora di tirare i remi in barca e non ci resta che recuperare in fretta e furia tutte le nostre cose, poiché è presto detto che le condizioni meteorologiche hanno avuto la meglio anche sulla nostra tenacia. E un forte acquazzone mette fine a questa emozionante giornata di caccia ai colombacci.